Dopo 8 anni di separazione, il matrimonio tra Gigi D'Alessio e Carmela Barbato è ufficialmente finito. Il divorzio arriva dopo un lungo tam-tam mediatico, con l'ex moglie che arrivò a dichiarare pubblicamente a Anna Tatangelo di averle portato via il marito. La notizia arriva da Novella 2000, in edicola questa settimana, dove vengono rivelati i dettagli del divorzio concesso dalla Barbato al cantante napoletano in cambio della casa coniugale di Posillipo e di un mantenimento di 15.000 euro al mese, più vacanze spesate per lei e per i figli avuti dal cantante. Un divorzio che potrebbe a questo punto aprire la strada al matrimonio con Anna Tatangelo. Alcune fonti vicine al settimanale rivelano che il 2015 potrebbe essere l'anno buono, anche se i due cantanti hanno più volte rivelato di sentirsi già marito e moglie, senza aver bisogno di certificare il loro amore. La coppia ha avuto il primo figlio nel 2010, il piccolo Andrea, non è escluso che l'anno prossimo sia l'anno buono per allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina al piccolo. Carmela Barbato, in un'intervista a Ricominciare condotto da Alda Deusanio, nel 2009, 3 anni dopo l'inizio della relazione di Gigi con Anna Tatangelo, rivelò: «Non avrei mai pensato che il mio matrimonio con Gigi potesse finire. Mi sono fatta un sacco di domande ed ho pensato che una cosa del genere potesse succedere, visto che noi ci siamo conosciuti da piccoli. Anna Tatangelo. Penso che avrebbe dovuto parlare con la mamma, non con me. Io non posso parlare con una persona che ha l'età di mio figlio. L'ho perdonato, ho perdonato Gigi, ma non lo riprenderei mai e poi mai. Chi se ne frega?»